Ben ritrovati, è una corsa a tre tra i candidati alla carica di sindaco a Baiano, comune di 4.700 abitanti a metà strada tra Avellino e Napoli, in provincia di Avellino. Siamo con Carlo Mascheri, medico, candidato a sindaco, ex sindaco di Baiano, ben ritrovato. Intanto si torna sulla scena politica, con quale obiettivo? Allora, prima cosa saluto i telespettatori e ringrazio il direttore Pierluigi Melillo per avermi dato questa possibilità. Il mio ritorno sulla scena politica è dettato principalmente da un valore, cioè la differenziazione fra l'economia e l'uomo. Una volta esisteva la destra e la sinistra, poi dopo il fallimento dei partiti, ecco, ci siamo avviati nel terzo millennio verso lo sfruttamento dell'umanità, e la mia vuole essere una testimonianza di un nuovo umanesimo dell'uomo. Umanesimo dell'uomo perché? Perché il rapporto fra uomo, libertà, dignità contro economia. Secondo me è l'economia che dovrebbe essere a disposizione dell'uomo e non l'uomo dell'economia, in quanto stiamo attraversando nel terzo millennio la nuova schiavitù. Ecco, questa è chiaramente la sua idea. Intanto, perché Baiano, Mascheri, deve voltare pagina rispetto all'amministrazione uscente guidata dall'ex sindaco Montanaro? Perché io ho avuto l'onore di rappresentare il popolo baianese nel 2010 per 11 mesi e non per 8 mesi come ha detto l'ex sindaco, cioè il sindaco Montanaro, il sindaco uscente. Ecco, e in quegli 11 mesi noi abbiamo fatto più cose e più programmazione di 5 anni dell'amministrazione Montanaro. Quindi cosa non ha funzionato secondo lei in questi ultimi 5 anni? Cosa non è andato per il verso giusto? In questi ultimi 5 anni Baiano è come se avesse attraversato un periodo di anestesia, dove il tempo si è fermato completamente. Infatti è diventato un deserto. La desertificazione naturale, voluta, perché evidentemente non creando interessi né per i cittadini, né per i giovani, né per gli anziani, è normale che il paese muore. Certo. E io, e come me, tutti i componenti della lista e i non componenti, ci siamo sentiti stimolati dal ritornare in campo per ridare a Baiano quella immagine che aveva precedentemente e per portare avanti dei programmi che a noi sono molto cari. Ecco, con lei infatti c'è anche un altro ex sindaco, Cavaccini, in questa lista che si chiama In Cammino e ricorda, se vogliamo, lo slogan di Macron. Sì, perché In Cammino? Perché dobbiamo riniziare a camminare. In quanto ci siamo fermati, il tempo si è fermato. Ha avuto una grossa abilità comunque il sindaco uscente, quello di fermare il tempo, cosa che molti... Qual è il vostro obiettivo, scendendo nei particolari dal punto di vista amministrativo? Il nostro obiettivo è di riprendere i tanti progetti che ho lasciato, cioè meglio, che abbiamo lasciato e di portarli avanti in modo determinante e in modo da costruire effettivamente qualcosa per il futuro e per la popolazione. Ecco, oggi la realtà di Baiano come le appare? Insomma, quali sono le priorità che a suo giudizio dovrà affrontare la nuova amministrazione comunale? Le priorità sono, per prima cosa, far passare il messaggio che ho detto prima, per riconquistare quello che è la libertà. Infatti siamo un gruppo di persone, uomini liberi, senza padri e senza padroni, in modo tale da esprimere tutte le nostre potenzialità nella comunità. Tant'è vero che ho detto il comune non si chiamerà più così, ma si chiamerà Casa del Popolo, in quanto voglio assolutamente la partecipazione attiva della popolazione, perché un altro dei miei principi è quello che la povertà è la mancata valorizzazione di quelle che sono le potenzialità
sia degli uomini e sia del territorio. Senta, intanto siamo in un territorio dove ci sono due personaggi politici che sono stati sempre dei punti di riferimento, e mi riferisco all'ex presidente del Consiglio regionale Pietro Foglia e all'attuale consigliere regionale Enzo Alai. Ecco, che ruolo avranno in questa campagna elettorale secondo lei? Ah, normalmente per antonomasia il ruolo istituzionale dovrebbe essere un ruolo garantista verso tutti coloro che si affacciano alla ribalta politica. Poi quale ruolo avranno lo dovranno decidere loro, e in base a quello che decideranno così saranno ripagati. Senta, lei venne sfiduciato quando fu eletto sindaco, appunto dopo 11 mesi di lavoro, ma che cosa aveva lasciato e cosa no? Che cosa vorrebbe riprendere del lavoro che aveva lasciato? Allora, io fui sfiduciato, diciamo un poco per mia ingenuità, per ascoltare qualche chimera che mi dettò una serie di errori, e arrivato al culmine capii che era finita quell'esperienza amministrativa, tant'è vero che alla sfiducia si accoppiarono le mie dimissioni. E quindi, forte di quell'esperienza, siamo ripartiti perciò da uomini liberi, certo, con dignità e con capacità e con grande spirito che ci sostiene per fare il meglio di Baiano. Quali saranno, che cosa ho lasciato, che cosa c'è e che cosa faremo? Allora, ho lasciato tanti progetti. Il primo progetto fu, avevamo l'esigenza di costruire delle nuove nicchie, in quanto c'era molta gente senza nicchie. Nel frattempo che avevo contattato i signori Cavallo, sono possessori del terreno adiacente al cimitero, i quali diedero la loro disponibilità mentre si svolgevano tutte le pratiche, io feci in modo, individuando uno spazio nel cimitero, di far costruire altre 144 nicchie, e con delle regole ben precise. La prima regola fu che queste nicchie andassero a coloro che avevano i propri cari che dovevano disotterrare e quindi non avevano una nicchia. La seconda regola fu che di coloro che avevano i cari ospiti in altre nicchie e dovevano avere con dignità una propria nicchia. Una terza regola, non scritta, ma era la prima: io non ho una nicchia. Allora dissi ai miei consiglieri: se vedete che io faccio domanda, la farete anche voi, se non la faccio io. Questa è una regola etica morale a cui ci tenevo molto, ma non l'abbiamo scritta. Ecco, intanto c'è uno dei progetti che tiene banco chiaramente in quest'area della provincia di Avellino, e mi riferisco alla città del Baianese, questa sorta di unione dei comuni di una città di 25.000 abitanti che dovrebbe in qualche modo puntare ad un rilancio dell'economia in questa zona di cerniera, possiamo dire, tra le due province, tra Napoli e Avellino. Perché questo progetto sostanzialmente da anni resta soltanto sulla carta? Ah, questo progetto è iniziato, mi permetto di prendermi la primogenitura del progetto, è iniziato nel 2010, che insieme ad altri sindaci, allora era sindaco a Sperone Salvatore Alaia, sappiamo che è un soggetto molto attivo, ad Avella c'era Nico Salvi con il quale abbiamo frequentato l'università insieme, a Mugnano e c'è ancora Nicola Bianco, un altro amico, collega con il quale abbiamo massima stima e rispetto, a Quadrille c'era Lucia Napolitano, un altro medico con la quale avevo, abbiamo, dipende molto dalle persone, da chi dalle persone e cose, quindi a Strignano Raffaele Colucci, che aveva dato la massima disponibilità per l'unione dei comuni, e attraverso varie riunioni siamo giunti al punto di deliberare ognuno nella propria amministrazione la delibera, cioè abbiamo portato la delibera all'unanimità dell'unione, della formazione dell'unione dei comuni. Il passaggio successivo sarebbe stato quello di mettere insieme tre segretari che avevamo già individuato per la costituzione dell'Unione dei Comuni, e si sarebbe un progetto partito che intende riprendere sicuramente.
È un progetto che intendo riprendere, però lo vedo oggi anacronistico, in quanto oggi secondo me ci deve essere un'unica municipalità. E quindi ecco, qua potrebbero giocare il ruolo molto importante i rappresentanti istituzionali che lei prima ha citato. Quindi certo. Ecco, farsi carico di questo progetto e aiutarci nel concluderlo nel modo e nei tempi più stretti e possibili, in modo tale che non resti solo un'idea, perché sappiamo che il tempo è molto superiore alle idee. Certo, intanto Mascheri, quale tema sta rilanciando in questa campagna elettorale, soprattutto che tipo di campagna elettorale sta portando avanti lei? Vedete, il tema che noi stiamo rilanciando è un tema rivoluzionario. Quando si parla di rivoluzione si pensa alla rivoluzione insomma materiale, no. La nostra è una rivoluzione prima spirituale, etica e morale. Il tema della libertà, il tema di operare, quindi ora et labor, prega e lavora affinché il tuo prossimo effettivamente possa uscire fuori da questo ghetto determinato da una economia speculativa che tutto pensa fuorché all'uomo. Noi mettiamo al centro l'uomo. Ecco, intanto questo suo ritorno in campo sulla scena politica, che reazioni ha suscitato soprattutto tra i cittadini di Baiano? Insomma, che riscontri sta avendo in questa fase? Molta benevolenza, molta speranza e molta sicurezza. Cioè effettivamente, diciamo che io con i miei cittadini ho sempre vissuto un rapporto amicale, un rapporto di servizio, un rapporto perché la professione medica l'ho sempre vista come una missione e non un rapporto diretto per arricchirsi, perché io penso che l'uomo ricco è colui che si accontenta del necessario e non fa cose oltre perché non servono a niente. Per chiudere questa nostra intervista, allora, dottore Mascheri, come convincerà i cittadini di Baiano a votare per lei? Quale sarà soprattutto lo slogan che porterà avanti in questa campagna elettorale? Con la cultura dell'incontro per l'unità del paese, perché un paese unito. Ecco, non mi voglio rifare un po' alla canzone degli Indi Limani, quando io ero giovane, il popolo unito gli masi era vinto, ma penso fortemente che un paese unito... È quasi rivoluzionario questo slogan. Questo slogan, sì. Però io ci credo fermamente, perché un paese unito che riesce a mettere in campo tutte le sue professionalità, tutte le sue potenzialità, umane e territoriali, sicuramente è un paese che va verso il progresso. Perché oggi Baiano è un paese diviso. Baiano, diciamo, ci sono delle fratture fra le varie componenti, cose però determinate essenzialmente forse dalla presunzione. Voi sapete meglio di me che dove c'è presunzione c'è ignoranza. Quindi purtroppo anche questo è frutto di forse di 60 anni di politica attraverso i network che ci hanno distratto dall'effettiva realtà. Bene, abbiamo concluso. Grazie a Carlo Mascheri, candidato sindaco nella città di Baiano in provincia di Avellino. Naturalmente in bocca al lupo per questa sfida elettorale. Grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.